Perché passare del tempo a litigare quando invece ci si può aiutare tutti quanti? Ciao, sono Silvia e adesso vi racconterò la fiaba che si intitola La vacca dell'eternità. È una fiaba speciale perché è stata scritta dal piccolo Marco. Ringraziamo lui e la sua mamma Luciana di cuore per aver condiviso questa fiaba con noi di Fabulinis. Tanto tempo fa, nella parte più fitta dei boschi dell'Appennino tosco-emiliano, vivevano maghi, streghe, folletti e troll. Questi purtroppo vivevano sempre in lotta, perché ognuno di loro voleva per sé l'unica bacca della grande quercia, che avrebbe dato la vita eterna a chiunque l'avesse mangiata in una notte di luna piena. I maghi, che erano bravi e amavano la natura e tutti gli esseri viventi, erano aiutati dagli elfi e dai folletti. Mentre le streghe, cattive, egoiste e che pensavano solo a se stesse, erano aiutate dai trolls, che le amavano perdutamente. In una notte di luna piena, durante una delle battaglie che si svolgevano a colpi di bacchette magiche, spade, pugni e tranelli, scoppiò un terribile temporale, come non se ne vedeva da molto tempo. Tuoni, fulmini, lampi e grandine, non si capiva più niente. Il vento spazzava via ogni cosa. Sembrava che la natura si fosse definitivamente stancata di quelle inutili battaglie. Poi un fulmine colpì la grande quercia, che prese fuoco e bruciò insieme alla sua bacca della vita eterna. Tutti, maghi, streghe, folletti e troll, si fermarono. Finalmente capirono che non esisteva la vita eterna, ma che tutto ha una fine. Da allora vissero in pace, aiutandosi a vicenda. Fine della fiaba. Vi è piaciuta? Spero proprio di sì. E noi ringraziamo tantissimo Marco e Luciana per averla condivisa con noi. Se la volete rileggere o volete vederne anche delle altre, potete andare sul nostro sito fabulinis.com. Per ora è tutto, grazie del tempo passato insieme. Io vi aspetto alla prossima fiaba e intanto vi mando un bacio. Ciao!